Salve a tutti, sono Marco Castellazzi della Molpas e mi occupo del settore lighting. Vi faccio vedere le tre nuove novità di Ayrton. Abbiamo appunto il Mistral. Il Mistral è uno spot da 300 watt, sviluppo 18.000 lumen, arriva nella versione TC ad un CRI oltre 90. Poi abbiamo qua un'altra macchina che è il Diablo, fratellino maggiore del Mistral, ha tutte le funzioni del Mistral, in più ha un full framing system. Poi subito dopo abbiamo sempre della stessa classe, quindi sempre a 300 watt LED chip bianco, abbiamo il Levante. Il Levante è un wash, però è dotato di anche lui un full framing system, quindi ha quattro alette sagomatrici. È un po' più potente perché è un gruppo ottico che riesce a migliorare, diciamo, la resa luminosa, quindi arriva fino a 20.000 lumen. Oggi abbiamo in fiera disponibili due banchi DMA, i modelli Gramma 3. Intanto ci sono due grandi touchscreen con sotto due letterbox per poter vedere, diciamo, sia i controlli che il playback. Poi abbiamo altri due touchscreen che sono tutti poi multi-touch. Nella sezione invece playback abbiamo tutti feder motorizzati, retroilluminati. Qua invece vi faccio vedere la prima console, diciamo, che è arrivata in Italia, si chiama Compact XT. Come vedete, il layout è molto simile e adesso però sta girando la modalità 2, cioè sta girando il software della 2. Il software della 2 è ottimizzato sull'hardware DMA in tutto e per tutto. Abbiamo qui davanti noi una macchina fantastica, si chiama Dream Panel Twin, è la prima e unica macchina sul mercato ibrida che monta un display LED a 6 mm RGB LED, sono 4096 multi-chip, il pixel pitch, come detto, è di 6 mm e arriva fino a 3500 nit. Poi abbiamo dall'altra parte, l'altro lato, dotata di 8x8 LED RGB white e sviluppano una potenza di 25.000 lumen. E chiaramente, come vedete, lo stesso contenuto video può essere riproposto sul contenuto LED Dream Panel Twin di Ayrton.